Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi siamo qua su Clash Royale perché devo potenziare la Tesla e portarla a livello 12 inserendola così, cioè potenziandola e potendola finalmente usare nel deck in una maniera un pochettino più seria. Dai che la facciamo assieme, dai che la facciamo assieme. Andiamo a donare subito a Xino, facciamo un po' di soldi, perché mi sa che dovrò metterci un po' di gemmine, ragazzi. Subito le 5 carte epiche, no, il boy ha la carta epica della missione. Siamo quasi anche all'apertura del baule epico, ci apriamo il baule della corona. Bene così, 6,66 di gold, 2 gemme molto good, avanti ancora 16 goblin lancieri, not bad, 4 moschettieri, ancora 2 skip, 5 valchirione e arrivano 63 spiriti del ghiaccio. Benissimo, benissimo così ragazzi. Ci apriamo il baule giant così e passiamo le 49.000 e possiamo tirare, anzi ce la tiriamo su, ce la tiriamo su il baule giant, ce lo teniamo ragazzi. Attenzione, attenzione, migliora 50.000, 70 gemme, no, ci apriamo il baule giant ragazzi. Bene così, 924 di gold, molto bene, 6 giganti, giustamente essendo un baule giant è gigante. Arriva un'epica ed è un barrel, un barile goblin, avanti ancora 245 mortazzoni e 56 stregoni. Va bene, baule gigante, ci interessava solamente il gold. Andiamo a donare anche il mini pack Drank dentro altri 50 gold e direi che vale la pena davvero ragazzi portare questa Tesla al 12 e cominciare ad essere seriamente competitivi. 18 gemme, Prot Tesla al 12 ragazzi, cattivissima, cattivissima, arrivano 800 punti esperienza e 252 il danno, 1264 punti ferita ragazzi. Direi che la Tesla è diventata veramente super super cattiva. La mettiamo, cosa cacchio è successo? La andiamo, aspetta che c'ho il coso sporco. E cosa cacchio c'era lì? C'erano gli arcerelli al posto della zappetta. Allora, ok, mettiamo il tronco di qua e direi che va più che bene. Ok ragazzi, andiamo a farci una bella partitella in ranked, vediamo un po' se ce la si fa. Siamo contro Face Kick degli Into the Dark, 4268 trofei per lui. Subito con lo grinder, mettiamola alla prova questa Tesla, mettiamola alla prova questa Tesla al 12. Ica Prot, subito cattiva ragazzi, eccezionale. Potevo giocarla leggermente più centrale, ma va bene così, 5 contro 5 di Elisir speso. Arcerelli in split dietro la torre, Caballeros per lui sulla sinistra, vediamo un pochettino. Andiamo di Ogrider veloce. Che culo che lui ha tirato la Goblin Gang, che culo per lui ovviamente. Bene anche, il Vortex, c'hai il Vortex. Grande pericolo ragazzi, grande pericolo qua adesso. Ok, andiamo a spostare di nuovo lo Grider, perfetto, perfetto. Vediamo questa Tesla al 12 se ci aiuta. Beh, direi che con lo Grider si è comportata veramente bene. Sono pronto anch'io ragazzi al mega push, Sgarry Ogrider, si parte Ogrider da solo. Il Vortex di nuovo, Ogrider da solo, Sgherrino che si è salvato, credo che si tira solamente una legnata. Peccato perché col Vortex è molto molto difficile riuscire ad incastrare una buona giocata. Lui ancora non sa che io ho il peccone, lo dobbiamo calare al sudden death. Vediamo cosa gioca lui splitta una gang e io vado allora centrale con la Tesla, proprio così, perfetta la Tesla sullo Grider, pulita così ragazzi, cattivissima la Tesla al 12, il grande devasto. Lui ha di nuovo il Vortex, vediamo dove lo tira, gioca un Caballeros, benissimo, dai che, ma ha preso anche gli sgherri, bravo, pensavo di fregarlo, invece molto bravo, Grider tira comunque una legnata. Partirà con lo Grider a sinistra, no,
è un Triss di Goblin. Andiamo a spostarlo di nuovo. Andiamo a spostarlo di nuovo. Questo Grider, ragazzi, cacchio, che casino che fa la Tesla al 12. Che casino che fa la Tesla al 12. Lui ancora non sa che io ho il peccone. Quindi vediamo se giocarlo oppure no. Lui andrà di nuovo a spostare con il Vortex Log Rider. Ovviamente, ovviamente direi che vale la pena adesso andare giù col peccone, ragazzi. Ok, peccone giù per me, arcieri dietro. Vediamo un po', lui non gioca Log Rider. Molto bravo a non giocarlo. Ok, possiamo andare con lo spirito del ghiaccio. Possiamo spingere con Log Rider, gli sgherri. Andiamo a spingere. Peccato per il boia. Super cattivo il boia al 6, ragazzi. Super cattivo. Grider super cattivo anche lui. Grider peccone super cattivo anche lui. E non c'è molto da fare. È veramente un po' infame lui. Andiamo a spostare sempre lo Grider. Lui era già pronto. Era già pronto. Direi che il tronco ci sta tutto. Via il boia, perfetto, perfetto, e le torri, wow, Grider tira comunque una legnata, 1673, vediamo se è ancora pronto al Vortex, ce l'avrà sicuramente, che schifo, c'è, ma dai, ma che deck c'ha questo, minchia cos'è veloce ragazzi, 9,86, ancora altissima la Tesla, no, Grider non lo riesco a deviare più ragazzi, non lo devio più. Ok, riusciamo solo a fermarlo, andiamo di nuovo e vado a perderla, peccato, Rocket per lui, cattivissimo, partita purtroppo persa per me. Fa niente, ne andiamo a fare un'altra, vediamo se riusciamo a vincerla questa, ragazzi, mamma mia che male, contro Ye Jedi dei Savasilar, vediamo un pochettino se ce la si fa. Allora, forse devo giocare prima il peccone. Qua andiamo a togliere i lancieri, così proprio pulito. Subiamo un po' di danni, purtroppo. Devo essere un po' più veloce a giocarlo. Allora, split da dietro con un Triss di sgherrini. Vediamo cosa succede, Che sfigato che sono però, ragazzi, che sfigato. C'ha la Princess, lui gioca il quartetto, riesce anche a deviarmi addirittura il mio coso. La Fireball è giusta, giocata così purtroppo non si può fare altro. Via subito la Princess, in modo da andare a capire un po' come fermarlo. Non dirmi che c'ha il barile. E andiamo a perdere probabilmente anche la torre di sinistra, vado sopra con gli sgherri, ma sono sotto di brutto ragazzi, che schifo, veramente una pessima giocata. 2670, 1683, lanceretti che vanno dentro, cattivi, andiamo a giocare il nostro arciere, ce la fai, andiamo a spingere allora col Suez, bene così, cazzo, lui c'aveva i Barbarozzi, 2286, niente da fare, mi entra e va a farmi sicuramente la torre. Beh, io andrei comunque centrale con la Tesla, così, cos'ha il cavaliere all'11, c'ha. Completamente persa anche questa partita, ragazzi, completamente andata anche questa, vediamo un po' se ce la facciamo. 1683, un altro col boia, pensa un po', c'è un altro col boia, andiamo con la sbrinza, perfetto, portiamolo indietro, dai, 1 minuto e 12, ma la vedo molto brutta, devo cercare di calare bene quel peccone per andare a portarla a casa. Arcieri molto alti per deviare i suoi lancieri, ok. Non voglio subire, ragazzi. Lui sicuramente no. Va di là addirittura con un caballero. Sono pronto con lo Grider. Vediamo cosa succede. Ok, pecca centrale. Aspettiamo ancora un attimo. Bene così. Ok, peccone. Ci aiuta veramente tanto. E si parte, ragazzi, con lo Grider. Di là, ok, lui gioca i barbari, non glielo congeliamo per un pelo, ma è devastante la Fireball che va veramente a fare un disastro. Arcieri, attenzione, intanto la Pami ci chiama, attenzione così, col pecca sopra, ok, spingiamo ancora con lo Grider, peccato, tronco per lui, super cattiva. Andiamo con gli sgherri, ok, buoni gli sgherri qua, arcieri a deviare, spirito del ghiaccio centrale per spostare nuovamente, lo mettiamo sotto pressione,
lo mettiamo sotto pressione. Tesla necessaria di nuovo, riesce a fare abbastanza male, serve di nuovo il nostro tronco, 4,49. Vediamo se parte lo Grider, vai bello, viene congelato, andiamo con la Fireball e ho Grider che tira l'ultima martellata, meravigliosa, andiamo a portarla a casa. Beh ragazzi, dai, sembrava persa e invece è stata ribaltata. Beh ragazzi, questa era la Tesla al 12, questo è il nuovo decchino di Xuder. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdervi nulla né di Fortnite né di Clash Royale. Noi ci vediamo presto, ciao!